Spiegatemi sta cosa perché io non la capisco. Questa cosa è l'ingresso di casa. E qua c'è la doccia. È giusto, perché quando ritorni direttamente tua moglie vuole che ti fai la doccia. E poi puoi entrare in casa. Se andate a giocare a calcetto, se tu. Appena entri sotto la doccia. E idem quando devi uscire, perché mica vorrei uscire tutto puzzolente. Fatta sta doccia, togliti le croste. E dai, dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Carippo. Il burino più grigio del web. Oggi farò un video sui design più brutti di sempre. Questa è la seconda parte. Questi sono design più che altro di casa, roba che Tuzas gli viene infarto, se lo vedi. Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Ora io dico no, ma se può fare un cesso qua sopra? Beh, sicuramente se ti metti qua sei il re del bagno. Manco un imperatore c'ha un cesso così. Ma tu pensa che palle, salire, fare la cacca e poi riscendi. Che stress! Io voglio tutto in pieno. Oh, voi direte bello questo pavimento a scacchi? Ma attenzione, dietro se c'è un trabocchetto. In realtà sono delle scale. Cioè, complimenti a chi l'ha fatto. Qua te caschi sicuro. È proprio una cosa a illusioni ottiche. A proposito di illusioni ottiche, ci ho fatto un video se non l'avete visto. Fondateci un'occhiata. Scapoccio. Cioè, ditemi se si può progettare un bagno così. Complimenti. Quindi praticamente prima si allaga comunque un pochino. E dopo che hai superato sto scalino, l'acqua scende giù. Ma prima devi superare lo scalino. Prima nel frattempo l'acqua andava sotto la porta. Anche qua complimenti a chi riesce a scendere e salire queste scale. Ti inciampi sicuro. Questo è Escher nella vita reale. Ma cos'è, ma che è Harry Potter? Ma come si fa? Ma poi non sono neanche uguali. Qua io faccio un capitombolo. Passo dalla camera da letto alla cucina in un nanosecondo. Ma scusate, ma perché c'è sta trave in mezzo alla casa? Cioè non è che c'è caduta, e c'è proprio così. Poi ci hanno costruito attorno. C'è sta ringhiera qua, l'hanno tagliata, ci hanno fatto passare proprio la trave. Pure da qua, pure in questo muro. Ho capito, questa non si può togliere. Questa è la trave portante. Se togli questo, crolla tutta la casa. Niente, prendo dall'altra parte, devi fare il limbo. Cioè, pure qua io non capisco sti cessi nei piani rialzati. Ma però qua se ho messo questo è più agevole, effettivamente. Sali qua e dai. Ma io dico, ma poi lo scommettino il cesso così. Ma che schifo. Ma questo ci pulisce la cacca e poi rimette a terra. Ma dove sta sto cesso? Ma giusto, questo è fondamentale. L'angoletto pure vuole il suo mini pavimento. Anche i topolini vogliono il loro spazio. Cioè, chi ha fatto questo non sta bene. Cioè, io non credo che fosse proprio necessario. Però l'ha voluto fare. È un muratore creativo, eh. Vogliamo parlare di sto bagno? Vogliamo parlare di sto lavandino? Cioè, ma dovrebbe essere spiritoso. Cioè, tu è qua a lavarti le mani e te inghiappetti questo? Ma perché? Ma voi lo sapete, questa è una scultura, l'ha fatto un artista, eh. Artista del me***o. In tutti i sensi. Poi, a proposito di spazi in casa, apri il frigorifero, però attenzione perché poi c'è sta questa e non si chiude bene. Il forno poi se lo apri e ti riga tutto il frigo. Amici miei, lo spazio è questo, eh. Mentre invece se apri questo bello sportellino e niente. Però l'antincendio è importante. Mica lo vorrei togliere. Questo significa proprio progettare gli spazi a Tetris proprio. Perfetto. Complimenti. Bello sto pavimento, vero? Ma come si fa a fare un pavimento così? Cioè, sembrano macchie di muffa. Cioè, per me è orrendo. Poi magari a qualcuno piace, non lo so, scrivetemelo nei commenti. Però la cosa buona è che se sporchi a terra manco si vede. Così dovete fare. Pensa se era tutto bianco, sai, sempre a pulire le macchine. Puoi anche pulire una volta ogni due mesi. Ma tutto ne frega. Pure se scale, cioè, ma questo era proprio necessario farlo? Perché hanno fatto questo? Cioè, a sto punto togli questo, ma che? Va a finire proprio in una tenaglia. Joe. Mamma mia, quando mi do fastidio questo. Perché non hai messo dritto il piano cottura? Perché così in un angolo? È un minimo di geometria, andiamo. Mamma mia, ma poi la cappa stava qua. Che è successo, è installato lì, amici miei, ma qua meritiamo l'estinzione. Cioè, ma chi ha fatto questo? Niente, ti dovessi vedere qua sul muretto. Vabbè. Amici miei, quando lo spazio è quello, eh. Attenzione, qua si vende l'asta selfie. Ma io non credo che se ti metti con l'asta selfie così, che senso c'ha farlo così, però si vedono loro. Questa pubblicità è ingannevole. E non dire che l'ha fatto un idiota. Ho capito che mi devi far vedere che scatta la foto, ma non così. Ma pensa se io uso l'asta selfie per fotografare gli altri così. Attenzione, qua c'è scritto l'iPhone non è incluso. Grazie di avermelo detto. Perché uno magari si fa strane idee. Ma perché qua hanno murato lo schermo di un televisore? Che è pure acceso. Ma quando hanno fatto i lavori? Oh, hanno fatto in un secondo. Qualcuno ha lanciato uno schermo sul muro. Ma che? Ma questo è veramente surreale. Ah, poi scusate, io qua leggo 11/2/2026. Ma ce leggo bene? Perché nel futuro le televisioni saranno così. Incastonate nel muro e vedi solo un quarto di televisione. Tanto, i c***o che sparano va bene anche solo una parte. Prima di continuare, se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti e attiva la campanellina delle notifiche per non perderti gli altri video. E lasciatemi anche un like. Lo apprezzo tanto. Sei all'università e io
non capisco perché la sede deve essere spostata più qua. Chi ha progettato queste sede, sti tavolini? Deve tornare lui a studiare. Che fastidio. Vabbè, devi andare d'accordo con quello accanto. Non ci sono cazzi, per forza. Voi direte, ma questo è un pavimento. Eh no, amico mio, purtroppo sono delle scale. Questi sono tutti scalini. Pure qua te inciampi sicuro. L'occhio t'inganna. Sì, mettere i tavolini qua è un'idea proprio geniale. Bellissimo, qua è il primo appuntamento con una ragazza. Anche se sei bruttino, non ti preoccupare, te la giochi bene comunque. Da sapete. Quindi solo sta attento a non sparare c***o. Viva la privacy, ma questo, ma io non lo so, ma manco nel far west era così. E poi queste tapparelle qua sono rigide, manco si chiudono, no, è così. Mi dispiace, te devi far vedere. Quando scappa, scappa, ma che sta a pensare queste cose? Aspetta un frigo. Anche qua il tuo amico non si vede, la faccia si eclissa totalmente. Ma lui è quello escluso dal tavolo. Ma che non ci piace quando si mette davanti al lampadario? Tu dici, com'è andata la serata? No, niente, ho parlato con un lampadario. Ma è stata una chiacchierata piacevole. Voi direte che qua col carrello qualcuno ha sporcato. No, è proprio così il pavimento, la mochetta è proprio così. Qua Kubrick c'è gira un film sicuro. Ma poi veramente sembra che c'è passato un carrello e poco prima c'è stato, non lo so, un omicidio. E il carrello infatti c'è sta, ma va sicuro che questo non è del carrello. Ma qua, secondo me, manca qualcosa, poi non lo so, magari a occhio mi pare. Dove sta il lavandino? Cioè, io apro qua e esce l'acqua tutta di fuori. Sono sopra sta lastra di marmo, ma come si fa? Il lavandino non è importante, acqua dove va? Tu lavate le mani e vattene, che te frega? Anche chi ha progettato sto bagno, complimenti, fare il soffitto così a specchio. Riesci proprio a vedere chi te caga, a destra e a sinistra. Bravo. Già, c'ha un bel soffitto. Soffitto a specchio. Così, ma fa così. Che poi non è detto che tutti se ne accorgono, questo se ne è accorto perché stava là a fa cacca, se stava annoiato, poi alza, poi dice, portacci tua, guarda quello come sta cagando. Scusate, questo è un ospedale, ma fare le porte così, che finestre a forma di bara, non è proprio il massimo, eh. Questo ospedale io non mi farei ricoverare, poi non lo so, eh. Mentre in questo bagno, se tu devi entrare, devi spingere il racioppolo, come dicono in Campania, papà. In Campania, non in Campania. Magari un po' in Campania. Oh, mi raccomando, c'è sta il tornello, eh. Se non timbri qua non passi, eh. Non se passa. È proprio la sicurezza qua, la security. Alto livello. Pure qua vai a giocare a bowling e spieghi subito a tuo figlio che le palle escono dal culo dell'ippopotamo. Estro certe palle pesanti. È un ippopotamo, mica. Ecco perché il biglietto costava poco, effettivamente. Com'è stato lo spettacolo? Non è che vedevo proprio bene. Perché ero un po' lontano, non peraltro. Vabbè, qua è la pisciata di coppia, scusate. E mica solo le donne vanno al cesso insieme. Pure i maschi, uno pesce da qua, l'altro pesce da là. L'importante è che stanno da qua, insomma. Mentre qua abbiamo uscita. Da qua, però attenzione, c'è scritto e non è un'uscita. Ah, ha pure ribadito, non è un'uscita. Ma in realtà è un'uscita. Poi dipende da te. Pure qua, fa la pipì però vicino alla porta. Quindi se tu sei entrato qua dentro, tipo hai fatto la cacca, stai per uscire, ma c'è qualcuno che sta pisciando. Mi dispiace, devi aspettare. Mica si può spostare. Devi aspettare che finisce e poi puoi uscire. Viva la privacy anche qua, mi raccomando, eh. Vabbè, dai, non è proprio. Si intuisce se sta a fare la pipì o sta a fare la cacca. Però adesso vedo proprio bene, il viso un pochino non è che si capisce. In questo locale invece è per ordinare, però deve essere basso, oppure ti deve un po' rannicchiare. Mi dispiace, non c'è stava spazio, ma è voi. Quello spazio è proprio preciso, preciso. Oppure resti in piedi, però voglio così. Ci sta un'altra soluzione, purtroppo. Sa, trovate, ditemela. Si vede proprio che c'è la passione per il tuo lavoro, eh. Tu che hai installato questi faretti, proprio. Sei uno decoro, proprio. Vedi, ora torna a casa. Il giorno proprio non t'andava, eh. Spiegatemi se scale che senso c'hanno. Cioè, tu sali qua e niente, rimani qua. Questo può fare la riunione del condominio. Primo piano è qua sopra. Qua è il mezzo piano. Vuoi vedere se t'hanno bocciato o t'hanno promosso? Mi dispiace, devi prima togliere lo schermo del televisore. Devi sbocciare un po' così. Sta bacheca non è importante. Magari invece mandano in onda qua i voti. Digitale, bisogna pure rinnovarsi, no? È sempre tutto cartaceo, ok? In questo bagno non capisco se questi sono lavandini o urinatoi. Oppure tutte e due. Cioè, te puoi lavare le mani o fa la pipì. È uguale, succede tu. Perché è altezza così, no? Vabbè che noi maschi con lavandino ce laviamo, facciamo anche la pipì. Ma non dire che non è vero! Tu maschio, non dire che non è vero! Io lo faccio, ve lo dico. Ogni tanto lo faccio mai a casa mia. Sono onesto, lo dico. Poi se mi vedete a casa vostra non lo faccio. Fa la spesa, ma e poi niente, col carrello non ci passi. C'è sta proprio una colonna che non ti permette di passare. Devi passare un'altra corsia, mi dispiace. Ho detto di pigliare cestello, era meglio, no? Qua altro che privacy, qua proprio c'è sta solo un vetro. C'è sta una tazza. Tra l'altro in questo bagno ci possono entrare maschi e femmine. Quindi qua proprio è ammucchiata. Ma cioè, ma si può fare una cosa del genere, scusate. Cioè, sembrano peli pubblici, tra l'altro. Anzi, sapete che sembrano i capelli quelli che perdono le donne nella doccia, no? Quando perdono un po' di capelli, la appoggiano sui mattonelli, sulla parete. È uguale, sono quelle. Praticamente è veramente un design schifoso questo. Volevi un cassetto in più e l'unico modo era metterlo per così. Mi dispiace, ma tutto cade tutto così, ma che te frega, no? L'importante è che c'è un altro spazio. Secondo me qua un gatto sta diverte. Oh, ti compri il contenitore della banana, ma se c'hai la banana dritta che fai? Cioè, devi storci, che devi fare? Sta cosa non ho mai capito, vabbè,
mio Kimpo. E a proposito di oggetti assurdi, se vi siete persi questo video sulle invenzioni giapponesi più assurde, fateci un'occhiata. Roba veramente allucinante. Ci vediamo sabato per il consueto appuntamento con i cartelli più divertenti. Lasciatemi un bel like se vi è piaciuto questo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E babbo!